Salve a tutti e benvenuti alla selezione di articoli finanziari quotidiana del giovedì. Ed ecco le odierne storie da prima pagina sui mercati. Il Qatar aumenterà a marzo il differenziale di prezzo dei suoi gradi di greggio rispetto al prezzo medio dei benchmark in Dubai e Oman, ha affermato. I mercati azionari mondiali sono saliti, mettendo da parte le preoccupazioni per l'aumento dei tassi di interesse, per ora, per trarre conforto dai titoli positivi provenienti dall'Ucraina e dagli utili ottimisti. I rapporti evidenziano che la spesa per le criptovalute negli Stati Uniti raddoppia nel 2021, poiché Ripple Labs ha speso in più in criptovalute in 5 anni. Il prezzo di euro-dollaro americano è rimasto sostanzialmente invariato nell'ultima sessione. L'RSI sta dando un segnale buy. Le quote di Nike hanno guadagnato lo 0,7% nell'ultima sessione. Secondo lo stocastico RSI siamo in un mercato. Il prezzo di sterlina britannica, dollaro americano, è rimasto sostanzialmente invariato nell'ultima sessione. Il segnale buy dello stocastico RSI, il dollaro australiano, è aumentato dello 0,5% rispetto al dollaro americano nell'ultima sessione di trading. Secondo l'indice dei prezzi di consumo dei Paesi Bassi sarà rilasciato alle 5.30, il nucleo dell'indice dei prezzi di consumo degli Stati Uniti alle 13.30, La produzione industriale dell'Austria sarà rilasciata alle 8, l'indice dei prezzi di consumo degli Stati Uniti alle 13.30, il NIESDR GDP Estimate del Regno Unito alle 3. Ci auguriamo che abbiate apprezzato le prospettive di mercato quotidiane. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo. Vi ricordiamo di unirvi a noi domattina per gli eventi e le notizie più recenti relativi ai mercati finanziari.